Ciao a tutti amici di Horror Italia 24, siamo in diretta dal Fipilli Horror Festival 2018 di Livorno. Oggi sarà presentato il trailer di Boneless, un lungometraggio diretto da Dario Bagatin in collaborazione con Amerigo Pinneri, che già qui ha portato un cortometraggio. Abbiamo la fortuna di poter parlare con il regista, che come ci presenterebbe questo progetto che ci ha svelato essere in fase di post-produzione? Beh, diciamo che il nostro lungometraggio, il nostro film ha molte influenze di vari generi e anche vari film con cui sono cresciuto, quindi diciamo che parte un po' come The Hitcher, un film on the road, e poi diventa qualcosa di totalmente differente, più fantascientifico, ecco. E diciamo che abbiamo cercato molto di lavorare senza usare la computer grafica e dare anche maggiore visibilità ad effetti speciali pratici che ultimamente nel cinema vengono lasciati molto indietro per essere sostituiti con una computer grafica che dà allo spettatore la sensazione di guardarsi la scena di transizione di un videogioco più che un film. E allora niente, abbiamo cercato di riportare un po' quel sapore di anni 80, una pellicola di genere. Un lungometraggio fantascientifico, è il primo lungometraggio in cui lavori, sì. E in che modo hai collaborato e sta collaborando con Amerigo Neri? Beh, io sono sotto veste di regista, produttore e sceneggiatore. Amerigo è il mio aiuto regista, è il mio tutto fare, quello che mi salva le chiappe quando mi dimentico qualcosa in generale. Amerigo, è molto diverso lavorare ad un cortometraggio come quello che hai portato alle ultime due edizioni del TPD, da questo invece tuo incarico di aiuto ad un lungometraggio, e quali sono le principali difficoltà? Ma ti dico, sì, è assolutamente diverso, nel senso che comunque qua c'è stata una lavorazione molto più ampia sia in pre che in produzione. In preproduzione ci sentivamo costantemente, mi aggiornava costantemente, anche perché, come ben sai, la lontananza per me e lui dalla Sardegna è Friuli, quindi ci sentivamo spesso, ci organizzavamo anche degli incontri e portavamo, mi aggiornava e portavamo avanti il lavoro. Indubbiamente mi ha fatto, questa è una sua, comunque, dote, mi ha fatto innamorare della sua opera. Sicché ci siamo, diciamo, impegnati veramente a pieno. Valuta che comunque le riprese sono state più di 3 settimane non stop, e iniziavano più o meno verso le 7 di sera all'imbrunire praticamente, e continuavamo fino alle 8 o 7 di mattina, quindi assolutamente molto più intensa, molto più full immersion rispetto a un cortometraggio. Ci parlavate di fantascienza anni 80, avete qualche pilone o qualche titolo da cui avete attinto degli elementi? Soprattutto perché la fantascienza a volte si richiama un po', i vari film prendono elementi da altri arricchendoli o qualche componente. Ma assolutamente, io sono cresciuto guardando Alien, quello mi ha influenzato tantissimo, però diciamo che c'è un po' di tutto, dal punto di non ritorno a Trend, cioè è vastissima l'influenza che del cinema di fantascienza e soprattutto il fantasma. Poi io ho sempre adorato Paul Verhoeven, quindi Robocop, Starship Troopers, diciamo, è atto di forza, per me sono punti di riferimento fisico. E per l'horror, diciamo, un po' i classici, Romero, Carpenter, Cronenberg, i soliti. Quando sarà pronto Boneless? Quando vedete la fine della post-produzione? La data precisa non ce l'abbiamo, però il prossimo anno dovremo farlo. Siamo pronti a gustarci il trailer di Boneless e vi aggiorneremo su come proseguirà questa post-produzione. Un ringraziamento ancora al regista. Grazie. E ancora a Amerigo per questa gentile intervista. Grazie. Buon festival. Grazie.